Finita adesso la partita, ragazzi. Mamma mia, che sofferenza. Mamma mia. Bisogna sempre soffrire, oh. Con noi le squadre diventano tutti fenomeni. Diventano tutti squadre di fenomeni. È una roba imbarazzante. Vabbè, comunque il Milan vince 4-2 e si porta a casa questa semifinale dove incontrerà la Juventus. E lì, sì che sarà veramente dura. È stato un Milan che ancora una volta ha dimostrato tanta personalità. Si è fatto rimontare 2-2 con la reazione bella del Torino e poi si è deciso tutto nel supplementare con doppietta di Çalhanoğlu. Di Çalhanoğlu, questa è la risposta a chi lo ha criticato finora. Come ho sempre pensato io, Çalhanoğlu è un giocatore che sa giocare a calcio a differenza di quell'altro spagnolo e oggi si è visto, ha fatto due gol di cui il secondo è stato veramente stupendo. Çalhanoğlu dimostra di saper toccare il pallone. Per quanto riguarda gli altri da segnalare, l'ottima partita da quello che ho visto io, perché non l'ho vista tutta, di Kier, che ha fatto un paio di salvataggi stupendi a mio parere. Il titolare del Milan deve essere lui, deve essere lui. E niente ragazzi, Rebic ha fatto ancora un assist anche se non ha fatto gol, ha comunque giocato bene, ha fatto l'assist per il gol dell'1-0 di Bonaventura. E poi c'è da sottolineare la grande intelligenza tattica di Pioli, che ancora una volta ha indovinato i cambi inserendo Çalhanoğlu e Ibrahimovic, che sono stati i due poi che l'hanno risolta a nostro favore. Mi è piaciuto per quel poco che è entrato anche che sì, che ha dimostrato quantomeno un po' più voglia del solito, mentre chi non mi è ancora piaciuto, ragazzi, è Conti. Conti che non so se ha paura oppure. Non so se proprio era in difficoltà fisica gli ultimi minuti, ma fatto sta che per quello che ho visto non mi è piaciuto. Comunque ragazzi, benissimo così, anche se è stata molto sofferta. E niente, in semifinale incontreremo la Juventus. E niente ragazzi, le pagelle non le farò perché la partita non l'ho vista tutta, quindi non ha senso che io faccia le pagelle di una partita che non ho visto per intero, quindi per questa partita e anche per la prossima niente barba pagelle. Ragazzi, questo video finisce qui. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, iscrivetevi. Mi raccomando che dobbiamo arrivare almeno a 30 iscritti, una cosa importantissima. Lasciate like e commento, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan, dai!